Salve ragazzi e bentornati sul canale. Il video di oggi è dedicato al recupero di immagini cancellate per errore dai nostri laptop. Non è il caso di spaventarsi perché generalmente un file non si cancella mai totalmente a meno che i dati di una determinata periferica non vengano sovrascritti. Prima di proseguire con la visione del tutorial, assicuratevi di lasciare un mi piace al video e di iscrivervi al canale per non perdervi e sostenere le nostre guide. Non perdiamo altro tempo ed iniziamo. Metodo 1. Controllare il cestino. Ogni volta che cancelliamo un file dal computer, quest'ultimo è spostato nel cestino. È quindi semplice ripristinare questi file perché basta esportarli dal cestino con semplici passi. Apriamo il cestino su desktop, troviamo il file cancellato, in questo caso un file immagine, e ripristiniamolo trascinandolo fuori dal cestino, oppure facendo clic sul file con il tasto destro del mouse e selezionando il comando ripristina. Come abbiamo visto, è molto semplice. Metodo 2. Estrarre dati dal cloud storage. Un altro modo per recuperare foto dal laptop è utilizzando lo storage del cloud. Se effettuiamo backup regolari su Windows, allora apriamo Windows Backup e Ripristina nelle impostazioni, dove troveremo i nostri file di backup. Seguiamo le istruzioni per riottenere quindi i nostri file gratuitamente. Metodo 3. Recuperare dati con Wondershare Recovery. In circolazione è disponibile uno dei più avanzati software per il recupero dati, Recoverit di Wondershare. Il software consente all'utente di recuperare file di diversa estensione e diversa dimensione, qualunque sia la periferica di memoria dalla quale si tenta un recupero. In descrizione potete trovare il link per il download del software, che ricordo è disponibile sia sui sistemi Windows che su quelli Mac. Vediamo quindi come utilizzare questo software per recuperare file immagine cancellati per sbaglio. Apriamo Wondershare Recoverit e selezioniamo dall'interfaccia principale un dispositivo sul quale vorremmo effettuare la scansione, ad esempio una chiavetta USB o un hard disk. Clicchiamo su Scansiona per avviare appunto la scansione. Il programma cercherà i file che sono stati cancellati dal nostro dispositivo di archiviazione. Possiamo scegliere di arrestare la scansione in qualsiasi momento nel caso avessimo già visto nell'elenco i file che ci interessa recuperare. Quindi premeremo sul pulsante pausa. A questo punto, per recuperare i file che ci interessano, dovremo porre una spunta nell'apposita casella a fianco al nome del file. Possiamo selezionarli tutti oppure solo alcuni. E poi premere sul pulsante recupera. Scegliamo quindi la directory dove salvare il nostro file recuperato. Possiamo anche creare una nuova cartella. Ora premiamo su recupera. I file che sono stati recuperati verranno salvati all'interno di questa cartella. Se andiamo a riprodurre il file che abbiamo recuperato, possiamo verificare l'effettivo funzionamento. Consigli per evitare la perdita di file immagine. Eccovi alcuni consigli per evitare la perdita di file immagine sul vostro laptop. Eseguiamo regolari backup su un'unità esterna o un servizio di archiviazione cloud. Utilizziamo un software di backup automatico. Organizziamo le nostre foto in una struttura di cartelle organizzata. Utilizziamo un software di gestione delle foto. Proteggiamo il nostro laptop da virus e malware con un programma antivirus decente. Ed è tutto per quanto riguarda il recupero di foto sul laptop cancellate erroneamente. Nella speranza che il video vi sia piaciuto e vi sia tornato utile, vi invito a lasciare un mi piace e ad iscrivervi al canale per sostenere il nostro lavoro e non perdervi i nostri tutorial. Noi ci vediamo al prossimo video. A presto!